In selezione ufficiale al Festival di Cannes, Fortunata, un film di Sergio Castellitto, da sabato 20 maggio al cinema. Doveva venire anche il padre, poi all'ultimo momento ci ha avuto un contrattempo di lavoro e non ha potuto. Come ti chiami? Barbara. E come stai, Barbara? Sta bene. E quanti anni hai? 8 anni. Ma la ragazzina sta come stanno tutti i figli dei separati, eh? Comunque un'amica mia mi ha raccontato che c'è il figlio suo che si vergogna coi compagni perché è l'unico che c'ha ancora i genitori sposati insieme. Ma certo sputa, ma tutti i ragazzini sputano, pure io sputavo. Poi è passata. Quello che importa è l'amore, no? Vero, Barbara? E comunque i problemi miei non è che si risolvono attorno a una scrivania. Ma che è una negra quella? Sì. Come si dice Fortunata in inglese? Lucky, come Lucky Luciano. Tiè. Mortacci tua! Avevi anche accesa tutta la notte! Raghi! Oh! Siamo una cosa sola, Cica! Noi siamo Raghi! Ma basta salire le scale, eh! Sono gli altri che devono scendere! Abbiamo fatte poche le battaglie! Non ti ricordi là? È il negozio del cocainomane! Mortacci tua! 400 euro per stare 10 ore col fono in mano! Ci tornerai quasi quasi, guarda, io lo sfondo quel negozio. Che c'è per posta delle mani, c'è tutto spazio che è vero, c'ho. Poi però mi diventano tu gnocchi. Ma perché? Comincio a sudare, mi sento i ragni sulle braccia, mozzico in mezzo al petto. C'ho paura, Fortunato. Oh. C'ho paura. Ma c'hai paura di che? Oh, andiamo. Ci devi aver paura di niente, te. Invece devi respirare, devi aprire sto petto. Impara a godere. Ma di che devo godere? Di che devi godere? De ste luci. De sta città de merda. Oh, del fatto che potevamo essere morti ieri in motorino, invece siamo vivi. E soprattutto della mia presenza luminosa, che te illumina pure a te. Andiamo ancora. Oh. Oh. Vai, Molla, va. Tiè. Gioca di 100 euro, va. Ma che chiesti i soldi a strozza la cinese? Quella ti chiede il doppio. I soldi sono carta straccia, cica. Quello che conta è la forza interiore. Giocate la paura, che vedi che stavolta vinci. Oh, siamo arrivati! Allora, sa fa della patria, giunto gloria, ad anime! Ma la ragazzina sta come stanno tutti i figli dei separati, eh? Quello che importa è l'amore, no? I soldi servono, no psicologo. Come ti chiami? Barbara. E come stai, Barbara? Sta bene. E quanti anni hai? 8 anni. Immagina che questo qua in fondo è il mare. Puoi metterci dentro tutte le forme che vuoi. Ma che è, un gioco? È un modo di sognare con le mani. E lei non gioca mai. All'otto. Eh beh, se non gioca lei con questo nome, Fortunata. Devi giocare col cuore. Devi fare una strategia basata sull'amore. Come sta? Come la vuole che sta? Come la conosco io, Barbara, non la conosce nessuno. No. Come sta lei? Ma che se pensa che mi siedo qui e racconto i fatti miei? E allora perché si è seduta? Non sta bene! Ma tanto che ve ne frega a voi, eh! Tu non sai la merda che mi ingoio ogni giorno con il sorriso in bocca! Io non ti posso più vedere, lo capisci? Io non posso più vedere tua figlia! Io non posso! Oh. Non posso, oh. Non posso! Vivere! Vivere! Era un fattore mio! Tu non conti un cazzo, hai capito? Io sono il padre, o non c'ho diritti? Ma te la parola diritti non sai manco come si scrive. Era il segreto nostro. Ma quale segreto? È solo cazzate, noi due siamo capaci a dire. Ma tu non puoi vivere così, ci sono le istituzioni, le regole, sei sempre in guerra con tutto.
Ma che regole hai rispettate quando mi sei zompata addosso? Sì, non vado in giro a zompare addosso alla gente. Io mi sono giocata tutto, tutto quello che avevo. Ho perso tutto. E combattere e lottare contro tutto, contro. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Lo sai che mi diceva sempre mio padre? Ma chi lo dice che sta vita è meglio di quell'altra? Però questa è l'unica che conosciamo. Oggi vi segnalo alcuni dei film drammatici più attesi per il 2017. Partiamo con Dunkirk, per la regia del grande Christopher Nolan. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, racconta la grande evacuazione verso la Gran Bretagna durante la cosiddetta Battaglia di Francia di migliaia di soldati belgi, britannici e francesi bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco. Tra gli interpreti ci sono il bravissimo Tom Hardy, Kenneth Branagh e Cillian Murphy. Poi passiamo al genere drammatico, erotico, sentimentale, che verrà rappresentato da 50 sfumature di nero, cioè il secondo capitolo tratto dal bestseller di E.L. James, che vedrà il ritorno delle avventure amorose di Christian Grey e Anastasia Steele, ancora interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson. E rivedremo Christian Grey che cercherà di persuadere la cauta ragazza a tornare nella sua vita, ma lei non sarà così facile da convincere se non con un nuovo accordo. Agli amanti del cinema italiano invece segnalo Fortunata, film di Sergio Castellitto che ha scritto la sceneggiatura insieme alla moglie, Margaret Mazzantini. Protagonisti sono Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, che interpreta una madre uscita da un matrimonio fallito e che vuole realizzare un solo sogno, raggiungere la propria indipendenza e il diritto alla felicità. Poi vedremo Entering Hands, la vera storia di Jack Unterweger, il prigioniero poeta con Michael Fassbender, che interpreta questo serial killer morto suicida in carcere nel 1994. La sua vita è stata segnata da una doppia personalità, la vita pubblica di giornalista che aiutava la polizia ad indagare nel mondo della prostituzione e quella molto privata di assassino. E infine Gifted, una pellicola di Mark Webb con Chris Evans che interpreta un giovane uomo che proverà a crescere la giovane e brillante figlia della sorella morta in un incidente. Bene, fatemi sapere quali andrete a vedere. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!